Davide, come va? Ah, scusa, ciao. Scusa, io non devo chiamarti Davide, devo chiamarti col tuo vero nome? Efeso. Efeso, col tuo vero nickname. Qui siamo alla festa della Sibilla, come si può vedere sulla maglia, e vedo che stai guardando la nostra rivista, la maglia, la rivista Sibilla, ok? La rivista Sibilla, perfetto. Allora, io so che qua c'è un tuo gioco pubblicato. Sì. Ecco, siamo, è proprio qui, ecco, Efeso, vedo che questo è il tuo gioco pubblicato. Sì. Io vorrei risolvere con te un gioco, quindi se questo è il tuo gioco, naturalmente non risolveremo questo perché non sai risolvere. Ecco, facciamo qualcos'altro, apri una pagina a caso. Hai già qualche idea di qualche gioco che non hai ancora? Facciamo un breve, perché le criptografie sono pesanti. Perfetto, perfetto, un breve. Allora, aspetta, aspetta, scusa, una spiegazione. Il breve è un gioco. No, non si dice breve, si dice epigramma. Epigramma, sì, da oggi. È mortificante. Ok, giusto. Un epigramma. Un gioco in versi che nasconde un soggetto dietro un soggetto apparente. Quindi noi parliamo come se vogliamo parlare di del mare, invece stiamo parlando del benzinaio. Esatto. Un qualsiasi. Parallelismo di soggetti. Cioè, c'è un soggetto nascosto. Beh, trova esatto. Un gioco che abbia allora, questa caratteristica. Ci sono dei giochi, dei play-on, che sono questi campionati a coppie, delle coppie fatte a caso dalla redazione, in cui vengono scritti dei versi e in quest'anno le scrivono usando come soggetti apparenti gli enigmisti. Quindi c'è Vecchioni, Aerea, Mavale, c'è Dendi. No, scusa, no. Io non ho neanche visto perché hanno distribuito oggi la rivista. C'è un gioco dedicato a me. No, Dandy e i giochi matematici. Poi c'è NBG, Nbanga e Simon. E questo qua? No, c'è anche uno gioco. Allora, KCO8 e Ghostplan hanno fatto. E risolviamo questo. Risolviamo questo. Questo è un indovinello. Allora, sì. Il titolo è Dandy e i giochi matematici. Quindi tu mi hai detto che non parleranno, cioè sembra che parlino di lui. Però non parlano di Dandy e i giochi matematici. Perché... Vediamo. Leggiamolo come se fosse i Dandy e i giochi matematici. Tra estrazioni di radici e vari calcoli, con lui restano tutti a bocca aperta e infine a Trapani raggiunge l'apice con app in serie per sezioni auree. Che forti, devo ringraziare questi amici che hanno fatto questo gioco. Ok, estrazione di radici va bene, calcoli vari, tutti restano a bocca aperta, vabbè, insomma. Poi però ecco, con la serie le sezioni auree, ok, sono tutti termini matematici, però sì. Tu mi hai detto che in realtà non sta parlando di Dandy e dei giochi matematici, sta parlando di qualcun altro. Di qualcun altro. Allora vediamo di scoprire di chi. Beh, a me quel noi dobbiamo cercare estrazioni, dobbiamo cercare delle parole che abbiano un doppio significato. Estrazioni di radici mi dà già un'idea. Adesso Trapani, estrazioni di radici, Trapani. Poi app cosa significa? Delle applicazioni. Ma le applicazioni non per... Non per il telefono, delle applicazioni... è un senso medico. Ah, con le sezioni auree, cioè... D'oro. Cioè, quindi penso che... A bocca aperta, cosa significa? È vero, allora l'abbiamo capito, questo è il dentista. È il dentista. E tra l'altro, dentista. È il dentista, siamo vicini. Comunque inviamola come il dentista. Dentista, benissimo, allora l'abbiamo risolto. Ti ringrazio, un gioco in più risolto. Grazie Davide. Ciao. Ciao.